mi trovo in cattedrale e una sorella nomade, mamma e bambina, che mi porta a me a mangiare. Io che sto facendo il digiuno sono costretto a dirgli che in questo momento non prendo, però vedi il gesto, una sorella nomade, ultima, che pensa al prossimo, che pensa al nostro prossimo. Questo è un segno veramente grande. Noi invece, che abbiamo tutto, corriamo, facciamo, non abbiamo tempo per aiutare il prossimo. Io no, no, non posso prenderlo, c'ho preghiera, digiuno, ti prego. Guarda la figlia che c'ha l'arancina nelle mani. Sento ogni giorno tante persone scoraggiate, sfiduciate. Vedo che è come se hanno perso la speranza, la fiducia. Ma no, 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 noi dobbiamo rispondere a queste prove, a questi momenti difficili, ecco, con la gioia, ma anche con soprattutto la preghiera. Io credo che dobbiamo tornare a Dio, dobbiamo ritornare a Dio. Ecco, questo è il messaggio prezioso, ritornare a Dio e anche al nostro prossimo, cioè al nostro simile, perché non abbiamo più tempo per il nostro prossimo. Ormai corriamo con i paraocchi. Non è giusto lasciare indietro i più deboli. Ecco, tutti abbiamo una missione da compiere. Le istituzioni, la Chiesa, le famiglie, tutti, le professioni, tutte le professioni. Non deve essere un lavoro personale, perché mi arricchisco e faccio il mio interesse. No, 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 no. E anche la professione è un dono. È donarsi per il bene di questa società. Diamo un mondo migliore ai giovani. Sono preoccupato molto. Ecco, per i giovani, il futuro dei giovani. Loro sono la generazione futura. Loro sono che devono migliorare il mondo. Ma li abbiamo lasciati soli. Gli abbiamo dato un mondo solo esteriore, materialistico. Dobbiamo rientrare dentro di noi. Non più quelle figure esterne che ci confrontiamo solo in modo esteriore. E come vestiamo, se vesto più di te, meglio di te o com'è? No, no, no. È da dentro che dobbiamo rivedere tutto e da qui ripartire. Ognuno deve fare la sua parte, perché così insieme per costruire un mondo migliore. Vi abbraccio di cuore. Buon cammino.